Ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è un nostro nuovo appuntamento con un video haul. Vi faccio vedere tutti i nostri ultimi acquisti per quanto riguarda i materiali di creazione, ma non solo, perché poi c'è sempre dell'extra. Allora, per quanto riguarda le nostre creazioni, alla nostra solita bancarella di fiducia, abbiamo comprato questo filo di alluminio color rosso. E questa volta abbiamo scelto il colore rosso, lo sapete, certe volte lo prendiamo in colore argento, poi abbiamo preso color verde, questa volta color rosso. E poi una sola catena perché ne avevamo già abbastanza, ce ne serviva solamente una, abbiamo preso sempre questa di alluminio sfaccettata colore argento. Dopodiché Rick è rimasto colpito da questa spilla che noi la trasformeremo in un ciondolo per una nostra collana. Sono ritornate di moda le spille, è incredibile ma vero, era un paio d'anni che non andavano più di moda, di solito sono un po' così da giovane anziana le spille e noi invece la trasformeremo praticamente in un ciondolo. Allora, se sentite degli ululati in sottofondo, io non lo so, dopo metterò la musica però. Non ci fate caso, ma non è Fly, è un cane sotto casa mia e quindi insomma non ci fate caso. Poi abbiamo acquistato queste roselline che praticamente ci ispiravano. Non so se faremo ancora delle creazioni in stile Morellato come abbiamo fatto 2 anni fa, mi sembra, una color fucsia di questo colore qua. Un'altra color celeste mi sembra. Questa volta abbiamo questo colore Tiffany, ma non so, ci deve venire l'ispirazione. Intanto l'abbiamo acquistata e poi si vedrà. Poi queste non alla bancarella, ma le abbiamo prese dai cinesi. Sono questi flaconcini con delle perline. Niente, le abbiamo già utilizzate per un'altra creazione, erano finite, siccome costano pochissimo, guardate, 99 centesimi e in questo flaconcino ce ne stanno parecchie da alternare l'una con l'altra oppure con altre perline che uno ha. E poi niente, una volta finiti i flaconcini, questo si possono usare in tanti altri modi. Magari potete mettere dei sali da bagno, potete fare un portapasticche, perché no? Allora, questo era tutto il materiale per le creazioni e invece poi ho trovato anche qualcosa per quanto riguarda gli extra. Da dove iniziamo? Però gli extra non l'ho presi alla nostra solita bancarella, ma bensì l'ho presi al mercatino dell'Eur. Mercatino dell'Eur, gironzolando si trovano delle cose veramente carine. Come non rimanere tentati e soprattutto come non acquistare delle cose del genere. Guardate, allora tutte le ho pagate 1 euro. Allora, come non rimanere indifferenti a 1 euro ciascuno per questi orecchini. Guardate che carini. Poi guardate che rifinitura, no? Si trova il rosso che c'è qui con la perlina anche qua. Vediamo se ci riesco a farveli vedere, penso di sì. Ecco, vedete che bella lavorazione. Poi questi su un colore è un bel celeste, non è un Tiffany, è un celeste bello acceso, carinissimi anche questi. Guardate poi la rifinitura, c'è anche la pietruzza qua, 1 euro anche questi. Infine, per quanto riguarda gli orecchini, ho acquistato anche questi qua, è un bel rosso, un rosso acceso. Sono veramente adatti ad ogni stagione, ma soprattutto in quella estiva. Poi, sempre per 1 euro, ho acquistato questa collana. Guardate che carina. Eravamo indecisi con Rick se fare qualche rifinitura qua, però per il momento la lasciamo così. Poi se magari la catena si annerisce, allora cercheremo di cambiarla, non so, con le catene nostre, queste qua che difficilmente si anneriscono, a meno che non le mettete che in estate sudate, però ecco, io ormai ce l'ho da anni delle collane con queste catene, si mantengono sempre intatte, pulite, ecco, e quindi difficilmente si rovinano. Mentre invece queste tendono un attimino ad arrugginirsi. Vediamo che reazione farà, altrimenti poi faremo
così un cambio. Abbiamo già qualche idea, però per il momento la metto così, ecco, è veramente carinissima. Ce n'erano di vari colori, io ho scelto questo rosa, poi c'erano anche con queste piastre un pochino più grandi. E niente, veramente per un euro, insomma, valeva la pena prenderla. Io finisco qua questo piccolo video haul, spero che tutti i miei acquistini, sia per le creazioni sia gli extra, vi siano piaciuti. Vi ringrazio, like se vi è piaciuto questo video e vi aspetto sempre qua sul nostro canale. Bye bye!